La terza giornata del torneo delle regioni è stato un concentrato di tutto quello che il calcio della Lega Nazionale di dilettanti sa esprimere. Abbiamo visto ragazzi e ragazze che giocano, si impegnano per se stessi e per gli altri. Calciatori che hanno il senso della collettività, ma sono anche ribelli e sognatori. Bravi professionisti, ma anche amici. Pronti a sacrificarsi per seguire la propria passione. Ne sa qualcosa Tian Bongurà, del Lazio Juniores, che sta vivendo questa esperienza facendo la spola con l'università, tra un esame e l'altro. Il Real lo ha voluto premiare non solo per il talento mostrato in campo, ma anche per l'impegno nella vita. Ci teniamo molto a fare bene alla prima gara perché abbiamo subito un buon impatto per far capire chi eravamo. Ci siamo riusciti e siamo tutti molto contenti. È sempre un orgoglio indossare la maglia del Lazio perché alla fine è la regione dove sono cresciuto e nato, quindi dobbiamo rappresentare sempre al meglio quando andiamo fuori e penso che oggi l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Se ci si mette un po' di impegno si riesce sempre a fare tutte e due le cose, sia a studiare che giocare a pallone. Qui io mercoledì appunto dovrò lasciare il ritiro per andare a fare un esame a Roma e tornerò il giorno stesso dell'esame stremato dopo 6 ore, però sono sacrifici che si fanno, se basta volerlo penso. Scopriamo questi giovani che dentro hanno una forza straordinaria come Martina Fasana e Alice Fontana, giocatrici poco più che ventenni della Lombardia Calcio a 5. Per loro la passione per lo sport non ha veramente confini. Quasi ogni giorno si fanno più di 100 km sulla tratta come Milano per continuare a coltivare la loro passione. È stata una bella esperienza, come prima partita è andata bene, abbiamo portato a casa i 3 punti e giocando a sprazzi bene e a sprazzi comunque con fatica, ma i 3 punti sono arrivati e adesso andiamo avanti. Ah, sappiamo che giocate allo stesso club e ogni volta per allenarvi fate più di 100 km come Milano, tanti sacrifici ma per la passione. Sì, più che altro è passione e spirito di squadra, siamo un gruppo comunque unito ormai da 3 anni e i sacrifici si fanno lo stesso anche per la squadra, soprattutto per la squadra. C'è qualcuno in famiglia? C'è qualcuno in famiglia che vi dice chi ve lo fa fare? Sì, ha voglia. Però vabbè, noi ci piace così. Abbiamo voluto provare e vedremo per l'anno prossimo. Il colore rosa domina questa giornata che ci ricorda come l'impegno in campo non ammette distinzioni di sesso. E allora è un piacere citare la calciatrice della rappresentativa femminile toscana Jessica Balleri, classe 94. Jessica ha un volto angelico che però non deve trarre in inganno. In campo da tutta se stessa con una determinazione feroce. Siamo una grande squadra, speriamo di arrivare fino alla fine. Per ora abbiamo messo grinta, carattere e tutto. E questo che importa, l'importante è essere una squadra, noi siamo una grandissima squadra e tutto qua. Grinta, carattere, determinazione, queste sono le basi importanti che servono per giocare, per essere una squadra vincente. La timidezza è esclusa quindi? A volte c'è, però bisogna nasconderla. Questa competizione che unisce tutta l'Italia ci insegna ancora una volta che dietro ad ogni atleta c'è una storia fatta di gioia e dolore vissuta nel nome dello sport.
Merita quindi di essere raccontata la vicenda di Alberto Pizzino, portiere della rappresentativa Giovanissimi Calabria, che a soli 15 anni ha già superato un momento di difficoltà che avrebbe stroncato un adulto. Lo scorso dicembre, l'11 dicembre, c'è stato un piccolo, come posso dire, infortunio. Poiché giocando, facendo un'uscita bassa, l'avversario ha spinto il difensore verso di me e mi ha procurato un bel trauma cranico. Devo ringraziare innanzitutto il mister perché mi ha aspettato questi giorni, perché per le prime convocazioni rappresentative non potevo rientrare, poiché ero ancora infortunato. Mi ha aspettato e adesso sono qui. Per me la voglia di giocare supera la paura di questa di giocare, appunto. Le sorprese che ci ha regalato questa terza giornata del torneo delle regioni ci fanno tornare in mente le parole dello scrittore e giornalista Edoardo Galeano. È proprio vero che per quanto i tecnocrati lo programmino nei minimi dettagli, per quanto i potenti cerchino di manipolarlo, il calcio continua ad essere l'arte dell'imprevisto. La 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 la, e la campagna, la la la.